super creativo. Wow, Ischia Pane. Da Ischia Pane. Nettone sta scendendo al sud, parliamo della Campania, parliamo della Puglia, eccetera. Noi quando andiamo negli eventi importanti, tipo quest'ultimo che io ho fatto a una mole di panettoni a Torino, la gente quando provava i nostri prodotti del sud, non parlo di me in generale, ma di tutti i miei colleghi della Campania, la cosa che ci faceva onore è l'amore che ci mettevamo per i nostri prodotti, per l'amore che ci mettevamo per preparare i prodotti che con una certa cura e una certa dedizione che ci mettevamo nel scegliere le materie prime, i ingredienti di qualità, i ingredienti di prima scelta, partiamo dalla farina fino al candito. Devi sapere che noi il candito, l'80% di noi ce lo produciamo in casa, partendo dall'arancia selezionata, adesso c'è l'albicocca, l'albicocca del Vesuvio, che è un frutto per me spettacolare, cioè, ha degli aromi, ha dei sapori, quel tipo di albicocca, non l'albicocca in generale. E la pellicchiella è un frutto, ce l'abbiamo in Campania, quindi dobbiamo dargli valore. La lievitazione, sì, lì è la maniacalità della cura del lievito, che ci mette del tempo e ci dà delle grandi soddisfazioni, anche delle preoccupazioni d'altronde. Allora, io faccio lievitare mediamente un 36 ore di lievitazione nel mio panettone, sia il panettone che il pandoro. E hanno la stessa lievitazione. Ci dà più soddisfazione, insomma, a vincere, perché l'anno scorso, come detto prima, ho fatto un primo posto a livello campano e con un portale Goloasi. Quest'anno mi sono affermato al nord, e al nord con un prodotto che veramente mi ha reso orgoglioso di me e della mia isolanità. E con un prodotto io l'avevo dedicato all'isola prima di partire, senza un se e senza ma, e mi piaceva questo connubio di creme amarena del classico cornetto ischitano, e me lo volevo portare nel panettone. Il panettone di Ischia, eccolo qua, crema e amarena, è una rivisitazione del cornetto ischitano. È nato tutto per caso, è come si vuol dire, le migliori dolci nascono tutto per caso. Questo perché sinceramente a me personalmente piace parlare dell'isola, mi piace la mia isola, quindi quando sto fuori, quando sto in qualche contesto importante, Ischia è la mia, cioè i banner, tutta quella mia pubblicità che mi circonda è tutta Ischia, perché veramente sono innamorato e fiero della mia terra.